la prima per Handball Bologna, che batte nettamente Parma, una partita ben gestita nell'arco di tutti i 60 minuti, fra i protagonisti Bonassi, autore di un grande secondo tempo a livello realizzativo, insomma le gambe cominciano a girare come deve. Beh sì, dai, le gambe vanno abbastanza bene, pian piano col tempo stiamo prendendo i meccanismi di gioco e tutto sommato stiamo andando bene. Siamo partiti un po' fiacchi, forse perché era la prima partita, forse perché l'abbiamo preso un po' sotto gamba, siamo partiti fiacchi, ma secondo me durante la partita siamo comunque riusciti a uscire abbastanza bene. Questo non deve essere un punto d'arrivo, ma sicuramente un punto di partenza, soprattutto visto il livello della squadra, e ci aspetteranno partite molto più difficili. Speriamo comunque di arrivare in finale a questo torneo, sia perché è il torneo che abbiamo organizzato noi, sia perché comunque serve a giocare contro squadre più forti. Anche perché un eventuale finale molto probabilmente metterebbe in confronto a Bologna Malo, e quindi c'è una rivincita che ci si può prendere una settimana dopo. Là a San Vito abbiamo perso di 5 giocando una partita mediocre e per lunghi tratti molto scarsa. Secondo me qua è l'occasione giusta per far vedere che comunque possiamo essere una grandissima squadra, non solo nel girone del centro ma in tutta Italia. A che livello sono invece l'ingresso e insomma l'ambientamento dei nuovi? Ah, secondo me i nuovi si sono già ben integrati in un gruppo che è comunque fantastico, nel senso che cioè, è molto aperto, e quindi diciamo che sono riuscito ad entrare subito molto bene. Tommy, nonostante un po' gli handicap della lingua, cioè, si è integrato comunque molto bene, e come abbiamo visto oggi Tommy è stato anche uno dei migliori in campo, quindi tutto sommato molto molto bene.